popolo siciliano, ubicato nello Stato italiano, la Tana del Lupo! Conduce Francesco Panasci. Spolverando il pantalone, benvenuti, bentrovati ancora una volta in una nuova puntata della Tana del Lupo qui sui nostri favolosi studi di CTS, canale 90, e poi naturalmente sul tutto il gruppo delle reti di questa, di questo grande network di cui è capo il nostro amico Pasquale Anello. Lui mi dice sempre: non mi devi citare in TV, ma io lo cito perché chiaramente c'è, è nata una, è già c'era, ma è nata e si è fortificata una grande amicizia, una grande compartecipazione e interessi dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista dell'informazione, e vogliamo continuare su questa linea. Perché è giusto che sia così, perché tutti ci dicono che bisogna fare rete per portare avanti le imprese, tutti dicono che una Sicilia senza rete è una Sicilia morta, una Sicilia spenta. E noi, ecco, ci vogliamo credere, dobbiamo dare l'esempio. Lo daremo sicuramente prossimamente con tante iniziative, tante attività collegate all'informazione, all'intrattenimento e agli eventi, se vogliamo pure. Ma non dobbiamo dimenticare che c'è una città che ha bisogno di ricevere risposte, di sentire novità nel campo della politica, del sociale, delle attività produttive, del lavoro e di quant'altro. E noi continuiamo questo grande percorso piacevole invitando componenti di attuali governi, di quelli che potranno arrivare, ma anche di visionari, di gente che ha voglia di diventare sindaco, presidente, ministri, deputati, di tutto e di più, e noi siamo qui proprio per farli sfogare, per poi tirare il meglio di loro. Bene, oggi abbiamo ospite un personaggino, insomma, che ha fatto un po' parlare di sé per il caratterino che ha e soprattutto per le sue incursioni sui social. Francesco Pozza, benvenuto, ciao, noi grazie per Salvini. Ma figurati, è un piacere. Francesco Pozza, allora, tu inizi la tua diciamo, attività politica da giovanissimo all'università, dico sì, bene? Sì, sì, sì. Poi ti ritrovi insomma, a contrastare tutto quello che insomma, avviene in questa Palermo. Da un lato si sentiva il tuo gruppo, che è anche abbastanza corposo, che incitavano a una tua candidatura a sindaco di Palermo. Poi insomma c'è stata questa cordata del centrodestra che si riunisce e punta tutto su Francesco Greco, dopo aver strizzato un po' l'occhio anche a Ferrandelli. Tu oggi che cosa fai? Torni indietro e quindi non sei più il candidato sindaco? Ti piace il buon Francesco Greco? O sfidi il mercato della politica con un progetto nuovo, chiaramente sempre in piena linea col centrodestra? Allora, tanto per cominciare, Francesco Greco mi piace, l'ho detto anche ai giornali. Il nostro gruppo si è riunito, l'ha conosciuto, ci ha parlato, ha capito che comunque le sue idee sono condivisibili, quindi di conseguenza gli abbiamo garantito sostegno. Il problema non è questo, il problema è che purtroppo quello, anzi il gruppo che ha proposto Francesco Greco, che poi è la componente di Forza Italia, in realtà non sa che pesci pigliare, perché giustamente, come hai detto tu, si è anche ventilata l'ipotesi di un accordo con Ferrandelli. Dico, poi come facciano ad accordarsi con Ferrandelli sono fatti loro, lasciando perdere la questione dell'inchiesta, perché non mi piace insomma commentare questo tipo di fatti, ma qua il problema è diverso. Come fai tu, Forza Italia, ad andare con una persona che fino a ieri era del PD, che ha idee completamente diverse dalle tue e che ti chiede di non mettere il simbolo? Se riescono a fare loro una cosa del genere, tanti auguri. Io personalmente non posso mettere in gioco il mio gruppo per sostenere un candidato sindaco che, al di là di com'è e di come non è, non rappresenta le mie idee, anche per questa città, perché non è soltanto un problema di... della persona, diciamo. Esatto, non è soltanto un problema di tematiche nazionali. Scusami Francesco, quando tu dici io non ci sto, se fosse così, tu parli io come Francesco Pozza o noi? No, io parlo come noi con Salvini, io sono referente, referente provinciale, rappresento il mio gruppo e quindi parlo come responsabile del movimento salviniano, stesso. Assolutamente sì. Non è, tra l'altro dico, tutte le indicazioni anche dei nostri parlamentari, anche dello stesso Salvini, sono state in favore di Greco, quindi non è che parlo a bambera. È piaciuto anche a tutto il gruppo sì, direttivo nazionale? Assolutamente sì, assolutamente sì. Dico, Salvini stesso l'ha incontrato quando è venuto qui a Palermo.
Chiaramente, non è possibile invece fare un ragionamento su Ferrandelli, è impensabile. Dico, a prescindere, io so che siete tra l'altro anche molto amici, no, no, a prescindere no, assolutamente non, non qua si è parla una, di politica. È un ragazzo che mi sta anche simpatico, quindi non è un problema affatto personale, è un problema politico. Cioè, ti faccio un esempio, io ho stima di Bersani, giusto? Ma non potrei mai votare Bersani, però per me Bersani è un signore e anche ha fatto cose positive in passato paradossalmente. Quindi... Ma non potrei mai appoggiare Bersani come candidato premier. È questo il discorso. Certo che adesso sta accadendo, diciamo, c'è un pensiero un po' bruttino su quello che sta accadendo sopra Ferrandelli. Questo potrebbe avvantaggiare la tua posizione su puntare totalmente su Greco, proprio perché c'è questa anomalia che, devo dire il vero, vista così a qualche giorno, diciamo, dalla sua presentazione della campagna istituzionale, suona un po'... Un po' strana questa cosa. Allora, io non mi mischio nelle vicende che riguardano specialmente se c'è la giustizia, la magistratura di mezzo. Appunto, quindi, no, no, ma non per... Però io credo una cosa, che al di là se si tratti di qualcuno ha parlato di giustizia o orologeria, io questo non lo so. So soltanto che comunque poi alla fine saranno i magistrati stessi, non possono paralizzare il proprio lavoro in prospettiva della lotta politica, io questo dico. Poi io non so se ci sia qualcosa dietro, ovviamente non ne ho la più pallida idea, nemmeno ci rifletto sopra, perché sarebbe veramente triste se fosse così. Dico, se noi dobbiamo arrivare a pensare che c'è stata un'operazione fatta per danneggiare la sua campagna elettorale, è veramente preoccupante. Vuol dire che... Anche perché potrebbe capitare a te domani. A no, vuol dire che aveva ragione il centrodestra, che per anni ha detto che... Quindi il paradosso è che poi stavolta a essere vittima di questo sistema è una persona invece dall'altro lato. Quindi il paradosso un po', diciamo... Della paradosso cosa. Pericoloso. Però esatto. Ecco, noi come Tana del Lupo, attraverso anche la redazione di CTS Notizie, abbiamo preparato degli speciali che abbiamo anche mandato al nostro TG di oggi. Voglio commentare con te una serie di servizi presentati, compreso i ragazzi dei 5 Stelle. Paolo, dalla regia, per favore, manda il primo filmato. Il voto online è più forte delle divisioni e delle polemiche. Tuttora in corso da questa mattina e fino alle 19 le consultazioni sul web del Movimento 5 Stelle, ossia le cosiddette comunarie, che vedono sfidarsi gli unici due candidati rimasti, Ugo Forello e Igor Gelarda, verso la nomina di candidato unico dei grillini per Palazzo delle Aquile. Circa 2000 gli attivisti coinvolti sul portale Rousseau, con voto concesso solo agli iscritti al movimento entro il 1 luglio scorso. Giornata di elezioni online, come da prassi, assolutamente a sorpresa, ma che sarebbe comunque arrivata nel momento più buio della frangia palermitana dei pentastellati sin dall'inizio storico dell'attivismo nel capoluogo. Due fazioni a comporre le due metà della profonda spaccatura causata direttamente anche dallo scandalo firme false. I nativi grillini da un lato, con Nuti, Mannino e Di Vita sugli scudi, ripresisi addirittura la pagina storica su Facebook, e i grillini regionali dall'altro, con in testa alla fila Cancelleri e Trizzino, ossia il gruppo che sta portando avanti la candidatura e le comunarie. Dopo il voto è destino che si apra una pagina di campagna elettorale burrascosa, nella quale si dovrà valutare l'entità o meno dell'influenza che la faida interna causerà a tutto il movimento, fino a qualche mese fa primo partito a mani basse non solo del capoluogo ma dell'intera regione. Influenze che si vedranno già dal flusso di voti che arriverà o no sino alle 19 di oggi. Attivisti chiamati anche ad un altro compito: trovare qualche donna in più nel listone che finirebbe al consiglio comunale e che al momento, in virtù delle quote rosa e delle rinunce in corsa, vede i ranghi molto ridimensionati. Era un servizio di Lorenzo Anfuso, che salutiamo, il nostro corrispondente del nostro TG. Allora, 5 Stelle, insomma, che si sono sempre presentati come santi scesi dal paradiso per contrastare il male assoluto della politica, insomma, qualche problemino dentro ce l'hanno, e anche lì stanno cominciando a uscire insomma, delle situazioni che li mettono in serio imbarazzo, proprio per quello che ad oggi hanno contrastato col loro modo di fare informazione, raccontando, insomma, che tutta la politica era sporca, ma loro erano gli unici puliti, santi, venuti su questa terra a salvare i cittadini.
Io, che casino. È un casino. Cioè, sarà una campagna elettorale. Questa roba dice, ma che cioè, non è una situazione che, dico, per una persona che la vede dall'esterno, si confonde, perché comunque vede questi qui che comunque litigano tra loro, due candidature opposte che rappresentano due visioni completamente opposte, perché l'avvocato Forello ha determinate visioni che sono completamente di sinistra, poi abbiamo Igor Gerarda che invece ha altre posizioni. Io onestamente, se fossi nei 5 Stelle, uscirei matto, perché hanno una schizofrenia interna allucinante. La definisco schizofrenia perché cambiano idea, si è visto anche in Europa. Dico, cioè, questi a un certo punto passano dal no euro ad allearsi con quello che sostiene la Merkel. Di che cosa stiamo parlando? Personalmente mi dispiace pure, perché comunque partivano da dei buoni presupposti. E poi però, cioè, non puoi tenere ste linee così oscillanti che cambiano in continuazione. Io vorrei chiedere poi al candidato sindaco, che penso, non so chi sarà, dico, ma di sicuro ci sono due opzioni, poi chi sarà, gli vorrò chiedere ad esempio la loro posizione sull'immigrazione, perché non l'ho capita. Cioè, a seconda di chi senti parlare del Movimento 5 Stelle, cambiano idea. E quindi vorrei poi anche capire che cosa faranno, perché fare insomma il bello e il cattivo tempo a seconda di con chi parli non va nemmeno bene. Insomma, le immagini parlano chiaro. C'è un nuovo competitor forte che si chiama Giovanni Patti, che adesso lo risentiremo proprio per il problema tecnico, che già è pronto a farti le scarpe. Lui parte dal presupposto che se non hai la panza, e quindi se non sei ben nutrito, significa che non sei uno che sta bene. E allora, però se è una gara tra panze, vince Orlando, mi dispiace. E allora non ce l'è per nessuno. Allora, se mi arriva dalla regia l'ok che Giovanni funziona, io gli do di nuovo parola, altrimenti continuo con Francesco e poi ritorniamo sul buon Giovanni Patti. Quindi Francesco, è un problema di panza secondo te? No, non è un problema. Ma di cuore panza, probabilmente, perché bisogna amare la propria città, sì, il cuore sì, sicuramente sì. Tra l'altro ti dico pure che, dico, a parte la battuta, effettivamente abbiamo visto un allargamento, diciamo, del nostro sindaco, dico, sicuramente dovuto a insomma, però, lo stress, tu sui social, però, diciamo. Io ho letto i tuoi post sui social e sì, sono veramente forti, per non dire altro, sì, verso Leluca Orlando. Però diciamoci la verità, Leluca ha fatto anche delle grandi operazioni su questa città, e poi è un uomo che riesce a stare all'interno del progetto, diciamo, internazionale, con una facilità che nessuno può avere, che questo non può essere tolto a Orlando. Cioè, Orlando alza il telefono e parla col ministro degli esteri di un qualsiasi paese europeo senza nessuna difficoltà. Sì, ma poi dipende cosa gli dice, perché se chiama il ministro e gli dice ok, mi prendo i tuoi immigrati, dico, bellissimo che parla col ministro, però ci crea un problema. Quindi il problema è, io sono d'accordo con te che lui ha una visibilità internazionale evidente, però cioè, a noi interessa che la città venga... Ti interessa il risultato? Secondo te il risultato è disastroso. Dico, cioè, lui va in giro a dire che dobbiamo abolire le frontiere, cioè è pazzo completo. Mi dispiace usare questa definizione, pazzo, ma completo, dico, dice sì, è pazzo, cioè, ma non possiamo accogliere tutta l'Africa. Tra l'altro lui li vuole accogliere tutti a Palermo, non si sa per quale motivo. Francesco, ma sentiamo Giovanni, che avevo interrotto, vai, vai. Non per un motivo personale. Giovanni, scusami, ti devi ripresentare perché il microfonino ha fatto qualche capriccio e secondo me ti stanno facendo uno sgambetto politico, perché hanno capito la qualità del tuo personaggio verso questa città. Perché Palermo? Sono invidiosi, questo qua. Io mi candido come sindaco di Palermo. Da solo? Da solo, perché da solo uno vince sempre. Cioè, perché senza amici è meglio. Esatto, perché io dai anni che seguo il sindaco di Palermo, Orlando, mi ricordo anni che furono, era ho 70-80 kg. L'avevi pesato 75, tu? Sì, lui pesa i sindaci, vero? Sì, tu? Sì, sì. Sei un esperto di peso o di sindaco? Ora pesa 115 kg, perlomeno 120 kg. Ma è gastrite, sarà quella? Gastrita, ma quello che non mangia. Perché sì, anche... quando non mangia, che cosa vuol dire tecnicamente? È tranquillo, qual è il problema suo? Ma lui è tranquillo, vedo come mangia e beve. E quindi tu ti candidi di sindaco per diventare tranquillo? Certo, come per no? Te stesso, diciamo. A parte io, perché ho tutti i requisiti. Quali sono i requisiti? Io ho studiato, come no? Io mi ricordo che ho fatto... Che formazione c'hai? Ho fatto 4 anni di primi elementari, 4 anni di secondi elementari. E sono 8? 4 anni di terza elementare, e poi mi sono fatto fidanzato con la mia maestra, mi ha fatto promosso. E poi a 40 anni mi sono preso il diploma.
Ha 40 anni. Certo, allora certo. Tu non devi candidarti a sindaco di Palermo, ma a ministro dell'istruzione. Sì, direi. È giusto, sì. Francesco? Tanto abbiamo il ministro dell'istruzione che ha la licenza media, quindi. E quindi, ma almeno là si mangia. Io posso fare tutto. Ministro, ma io come si mangia bene in Parlamento, sì, io so. Quindi. Si mangia, Giovanni? Si mangia. Quindi che fa? Fai un passo indietro come sindaco o no? No, no, come sindaco voglio. Io chi sai, ma tu lo sai quanti voti ti servono? Studiare, come? Quanto voti ti servono? Ma anche 30, 40 volte. No? Per diventare sindaco? Sì, certo. Alle idee chiare, Francesco. Senti, ma tra i tuoi requisiti, a parte gli studi, cosa hai fatto? Ma tu ci pensi nella mia bandiera italiana? Non metterò né 5 Stelle, né comunista, né democrazia, no. Metterò nella bandiera 5 palini con la milza. Immagino un po'. A giro? I ragazzi del sud. E nelle stampate ci mettiamo 5 palini con la milza. Ma c'hai anche uno slogan tuo? Ancora non c'è ancora pensato. No, il tempo c'è, vero? È da vedere, è da vedere. Senti, ma se c'è maltempo il sindaco si candida sempre? Anche se c'è per esempio un problema di nebbia, di piogge forti? Ma io penso di sì, perché la poltrona piace, perciò penso che... E poi è calda. È calda, perciò penso a lui di là uno spostano oltre, con la spostano. Solo per questo. Sì. Quindi tu, tua madre ti sostiene da questo punto di vista? Cioè, ti sostengono. Mia madre dice sempre che sono un po'... Sono un po' troppo, perché da piccolino io cadevo su giolone, no? Vabbè, è succede che io sia, oddio, tanto buono buono non ci sono. Però certo la pensione penso adesso la piglio. Ma quando dici buono buono nel senso che non sei uomo di bontà o non no, sei buono che sei cattivo? No, quando ero piccolo ero un pochettino un po' vivace, no? E allora sai come c'è il seggiolone, ho fatto una sbattuta così, e ho, insomma mi sono rimasto un pochettino, però non è che sono, io penso di essere una persona molto intelligente. Di tuo? Certo, per fare il sindaco ho studiato, no? Devo studiare ancora. E devi ancora studiare? Certo, certo. Ma fino a quando puoi studiare tu? Fino a che età puoi arrivare con gli studi? Ma ce n'ho 40, altre, bastano due lauree, una laurea, già penso di un po'. Due. Sì, anche sì, per accelerare i tempi, giusto? Ma esterno presenterò sicuramente. Da esterno significa dove? Esterno, la scuola, basta la scuola privata. Basta pagare, dici tu, nella vita. Oddio, pagare. Possiamo anche non pagare. Sì, mi fanno uno sconticino, a me, io penso che è la cosa... Due lauree a posto di uno, diciamo. Certo, sì. Questo certo, è importante. Sì. Senti, ma tu lo temi quest'uomo se si candida a sindaco che ti fa la pelle? Francesco Pozzani non è candidato a sindaco in questo momento. Comunque c'ha... io lo vedo che lui è magro. È magro ma è buono, si vede la faccia. La faccia. Speriamo che appena si assetta la sieggia. Ah, quindi non... già ti dai per perso, con lui perdi. Non fa come gli altri. Sì, però dico, a questo punto se tu già valorizzi il suo operato da sindaco, no, già tu hai perso. Lui rimarrà di buona famiglia, rimarrà la famiglia per bene, si vede una persona che ha gli occhi buoni, si vede. Sì, grazie. Però tu non... Sindaco e vice sindaco lì. Ah, già a caso mai. Ti ho fatto l'accordo. Ma senti, ti porta 30 voti, oggi 30 voti sono 30, Francesco. 30 voti sono importanti. 30 voti sono una marina. Si bastano. Di... Però sono d'opinione, quindi sono di qualità. Ma tu li paghi i voti in maniera naturale? Sta scherzando. Ma in faccio questa cosa. No, io miei amici, parenti, le stesse moglie, i miei suoceri, no, fa scherzare. Hai fatto no. Le primarie per farti sì, votare? Sì, tutto. Tutta la famiglia? Sì, ho fatto già le prove io a casa mia con le bustine, ho fatto sì, ho fatto offre a tutti con il banchetto. Le bustine che cosa sono le bustine? Le bustine con gli inviti per poter mangiare. Ah, pensavo le bustine. Certo, se mangio io è normale, devo mangiare anche loro, io mangio. Ma tu farei un po' come tutti gli altri che prendono un parente e se lo mettono al capo di gabinetto, tutta questa cosa? Ma ci aiutiamo, facciamo del bene, che fai? Facciamo ma il gabinetto ce l'avete voi, giusto? Il gabinetto sì, uno solo, però, una alla volta però, una alla volta. Vabbè, cioè, tu fai fare il giro ma a certo, ne possiamo stare là, dobbiamo anche... giusto, le posso fare così. Ma tu non pensi che è più facile fare il vice sindaco con meno responsabilità con Francesco Pozza rispetto a fare il sindaco da solo con tutte le responsabilità? No, meglio il sindaco. Meglio il sindaco. Il sindaco è tocco, fai il sindaco uno. Io sono il sindaco. Scusa, quando dovrai parlare con il ministero cosa farai? Cioè, quali contatti c'hai tu per parlare col ministero? Un contatto fisico, vado là, parlo io. E poi, io sono Giovannino, vorrei fare questo, sbontiamo, questo facciamo, così diciamo, questo non va bene. Ma tu lo sai cos'è il bilancio? Come? Il bilancio lo sai che cos'è? Il bilancio Il bilancio è
così deve andare paro, no? Se va paro le cose vanno bene, se fa così non va bene, perché che fa? Una mano è più cutta, una è più lunga, deve essere il bilancio, deve essere giusto. Giusto? Beh, beh, idee chiarissime, Francesco. Lui potrebbe essere veramente il tuo competitore. Scusa, con le scuole che ho fatto che fa? Non so, pensi che non posso rispondere. No. Certo, non sarà come lei, perché lei abbia 4 lauree, abbia plurilaureato lui. Sì. Però lui è forte sui social. Sai che sono i social? I social network, conosci? No, ancora devo studiare, ancora non c'è. Ci arriverai, piano piano. Avrò io la mia poltrona, il mio ufficio, poi io comincerò a studiare. Ti isoli per i fatti tuoi? Certo, sì. Bene, a parte gli scherzi, ci voleva questo momento di intrattenimento per divertirci, perché di sindaci ormai candidati ce ne sono tantissimi. Tantissimi da ancora capire quali sono i loro progetti di coalizione, quali sono i loro progetti per la città, cosa vanno a contrastare, perché io ritengo che oggi contrastare Orlando è molto molto complicato, vuoi perché è comunque un uomo forte dal punto di vista istituzionale, vuoi perché comunque alcune cose sono state fatte in questa città, alcune sono piaciute, altre un po' meno. Francesco, tu per esempio in questa, operazione Orlando di questi ultimi 4 anni, cosa che non, particolarmente non ti è piaciuto? Non devi dirti che cosa ti è piaciuto, perché politicamente sicuramente non lo dirai, ma cosa non ti è piaciuto che ti è dato veramente fastidio? Io so qualcosa perché ho letto i tuoi post, però dico, ricordane qualcuno tu. Allora, tanto per cominciare, piano traffico, viabilità, non avevo dubbi, un disastro, cioè la ZTL si è rivelata un provvedimento disastroso per tutti i commercianti. Personalmente ti dico anche la mia posizione, perché sennò altrimenti sembra che facciamo soltanto opposizione a Orlando tanto per fargli opposizione. Io ti dico quello che avremmo fatto noi e che vorremmo fare noi, perché se vinciamo lo facciamo. Chiudiamo completamente al traffico, quindi pedonalizziamo per intero il corso Vittorio Emanuele e la via Macheda, e aboliamo la ZTL, quindi il resto delle strade si può circolare. Così aiutiamo i commercianti, al tempo stesso favoriamo la gente che vuole godersi il centro storico libero. Quindi per la pedonalizzazione ci stiamo dentro. Per la pedonalizzazione ci stiamo in queste due strade principali, ma non sulla ZTL, perché la ZTL danneggia eccessivamente i commercianti, soprattutto di tutta la zona che sta intorno alla via Roma. Quindi non va assolutamente bene. Dopodiché, scusami se te lo dico, il servizio pubblico, il trasporto pubblico è disastroso. Cioè, se noi vogliamo davvero essere una capitale europea, come dice lui, non basta fare un tram che serve una piccolissima porzione della città e che in sostanza non viene utilizzato dalla maggior parte dei cittadini palermitani. E inoltre, tu non puoi mettermi il tram che ti fa una parte piccolissima del Viale Regione e in cambio mi togli la metà degli autobus in tutta la città. Perché non è uno scambio equo, è una follia. Quindi il servizio pubblico, il trasporto pubblico va rafforzato. Queste sono le prime due cose che mi vengono in mente. E poi, se permetti, un altro nostro cavallo di battaglia, la criminalità, la sicurezza, che non è solo criminalità intesa come... Insomma, l'illegalità in genere va combattuta. Come la combattiamo? Noi abbiamo una proposta a costo zero. Riorganizziamo la polizia municipale, il corpo di polizia municipale, e gli facciamo fare controllo del territorio. Devono stare in giro e devono comportarsi per quello che sono, cioè dei poliziotti. Perché non possono essere utilizzati solo per fare delle multe e basta. Così non va bene. Bene, Francesco, adesso vorrei mandare, Paolo, per favore mandami il secondo video di questo nostro, di questa nostra nuova puntata, e commentiamo insieme cosa dice Ferrandelli in una intervista. Chiamato in causa addirittura dal pentito eccellente che negli ultimi mesi ha messo in ginocchio i clan di Porta Nuova, Ballarò, Bagheria e soprattutto Borgo Vecchio. Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco per Palermo, è finito nella rete di rivelazioni dell'ex rampollo dei Tantillo, Giuseppe, oggi ripudiato dalla sua famiglia. Un avviso di garanzia con l'accusa di grave voto di scambio, piuttosto anticipato rispetto alla prassi, ossia senza che ci siano veri riscontri all'accusa mossa dal pentito. Per questo motivo Ferrandelli avrebbe tutto il diritto di non rispondere ai giudici, ma il candidato dei Coraggiosi ha già fatto intendere che non solo si metterà a totale disposizione degli inquirenti, ma che avrebbe preferito addirittura essere ascoltato prima di lunedì, quando si recherà in procura.
Un tipico caso di giustizia ad orologeria, secondo il commissario di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, che tende la mano al candidato sindaco sulla carta prossimo avversario del centrodestra alle urne. Che i forzisti strizzino politicamente l'occhio da tempo all'ex PD è cosa nota, anche e non solo per il burrascoso divorzio tra Ferrandelli e i democratici. Il segretario regionale Fausto Raciti non si è esposto più di tanto, salvo sottolineare la sua indole garantista a differenza di Ferrandelli, mentre il segretario palermitano Carmelo Miceli ribadisce come chiunque prima di un processo sia innocente fino a prova contraria. Indice che forse una certa area del PD lo avrebbe preferito ad un ticket con Orlando. Il commento più sferzante alla vicenda, come spesso accade, è però giunto da un grillino. Ignazio Corrao da Bruxelles parla di opportuno e doveroso passo indietro qualora Ferrandelli non riuscisse in gran fretta a chiarire la propria posizione. Una pietra scagliata da chi non è che sia proprio senza peccato, dal momento che ieri è arrivata la certezza dalla perizia che le firme del 2012 raccolte dai 5 Stelle erano davvero false. Certo che c'è da confondersi, caro Francesco, tutti questi accadimenti insomma sono abbastanza importanti, ma io penso che portino ancora più sfiducia al cittadino verso le istituzioni tutte, perché quello che accade è veramente pericoloso. Parliamo che un boss pentito dice di questa cosa di Fabrizio. Tutti quanti conosciamo Fabrizio, non l'abbiamo avuto molte volte in trasmissione, sappiamo che è una persona per bene, un ragazzo capace, coraggioso, perché ha anche fatto questa iniziativa dicendo ai partiti non vi voglio, anche se lì bisogna capire bene se non si sono voluti o se non li vuole Fabrizio, però tutto questo accade in un momento, ripeto, delicatissimo, come dicevamo poco fa, ma che ci fa pensare molto. Cioè stiamo parlando di un mafioso che si pente e che lo cita. Bella storia. Io però ti dico che comunque non è... queste cose purtroppo in politica sono sempre accadute. Quindi torno al ritornello. Se davvero si tratta di giustizia a orologeria, vuol dire che forse le persone di sinistra dovrebbero un attimo rivedere tutte le posizioni che hanno avuto nei confronti di personaggi di destra che comunque si sono ritrovati. Io sostanzialmente sono garantista, infatti ti ripeto, non commento la vicenda in particolare. Mi limito solo a dire che comunque o si è sempre garantisti o non lo si è mai. Questo secondo me è un dato oggettivo. Senti, ma il PD secondo te che ruolo avrà all'interno di tutta questa cosa, sia con Fabrizio che fuori da Fabrizio Ferrandelli? Secondo me il PD è fallito. Cioè, io ti dico francamente che cioè, veramente non è... un partito che in questo momento nei sondaggi è tra il primo e il secondo posto e che nella quinta città d'Italia, il capoluogo di regione, ti dice io non metto il simbolo per appoggiare Orlando, è un partito fallito, è un partito finito. Quindi di che stiamo discutendo? Secondo me il PD, se conferma questa linea, non esiste più. Cioè non vale nemmeno la pena discuterne di PD. Poi per carità, magari rinsaviscono e capiscono che non possono rinunciare al simbolo, ma se non lo fanno, cioè significa virtualmente che il PD a Palermo non esiste. Poi possono raccontare quello che vogliono, che hanno fatto la lista civica, che hanno preso i deputati, ma queste operazioni da comune da 4.000 abitanti non possono essere applicate al capoluogo di regione. È una cosa penosa per i loro elettori, poi a me fa ridere, nient'altro. Poi dobbiamo anche pensare che il PD all'interno, anche quello siciliano, ci sono, come quello nazionale, ci sono diverse cordate, ci sono i renziani, ci sono i Dem, e forse qualche altra. Sì, anche loro sono abbastanza, diciamo, sono abbastanza articolati, diciamo, da questo punto di vista, però è chiaro che se già all'interno dello stesso partito non ci si mette d'accordo, però visto che si sono scontrati, perché comunque c'è qualcuno vuole andare col simbolo, qualcun altro no. Qualcuno no, ma infatti, è chiaro che ci sono pure quelli che, vedendo Crocetta che sponsorizza oggi Orlando, insomma, questo non so se farà bene a Orlando. Ma gli fa perdere voti a Orlando. E questo infatti io non so se Orlando accetterà questa sponsorizzazione.
organizzazione, perché lui farebbe male, farebbe bene a voi, allora, ma, e anche a Grillini. Guarda, se Crocetta entra in campagna elettorale, allora a quel punto abbiamo vinto, cioè lo battiamo. Perché... Senti, piuttosto che spendere soldi sui manifesti, spendete soldi in Crocetta per, vale. Su Crocetta, dicendo, esatto, Crocetta, per favore. Crocetta sponsor... appoggia, e l'hanno fatto sui social, perché hanno fatto una campagna social con scritto Crocetta vota sì, tu che fai? E allora tutti hanno scritto no, e quindi... Però se parli con Crocetta, lui dice che i siciliani lo amano, lo vogliono ancora presidente, certo, di questa regione, perché ha fatto perché bene. Non ha preso bene forse le sue medicine, quindi giustamente ha detto questa cosa. Ma come si fa a dire una follia? Cioè, dico, a parte lo scherzo. Ma questo lo dice la sua maggioranza, non lo dico io. Cioè, lo dicono i suoi però uomini. La sua maggioranza ad oggi ha governato con lui, sono stati insieme, hanno deciso insieme. Lo so, infatti sono, quattro, complici. Però dico, sono complici. Sono complici. Dire che a 4 mesi dalle elezioni, 5 mesi dalle elezioni, adesso non l'appoggiano più o sono in totale dissenso dalle logiche di però Crocetta, un po' di dire, questa cosa. Consentimi di dire che questo non credo che sia un problema di destra o di sinistra, ma di qualità umana dei nostri politici, che è una qualità umana molto spesso che è veramente scadente. Scadente, mi dispiace dirlo, a me è piaciuto tantissimo l'idea di Francesco Greco perché un professionista libero da certe logiche, ma così come tanti altri, a me piacerebbe sinceramente vedere delle persone impegnate nell'editoria, nell'imprenditoria, nelle televisioni, magari anche tu stesso, perché no, ti tiro in ballo io, dico... Proviamo a far amministrare la gente che non ha mai amministrato. Lo so, però dico l'idea. Però hai ragione. Ma basta, i professionisti che conoscono il territorio. Ma stanno tipo nei palazzi da quanto tempo? E che cosa combinano? Niente. Dico con tutto il rispetto. Cioè, si ammazzano per fare le leggi elettorali, che spesso sono pure incostituzionali, perché hanno approvata una per i comuni che secondo me è incostituzionale, ma solo perché per mantenersi ancora la poltrona. Per me è così. Senti, qual è la tua esperienza invece di vita? Non l'abbiamo discusso, anche per dare informazioni ai telespettatori, perché ho invitato Francesco Bozza. Francesco Bozza, intanto perché è un simpaticone, persona pulita, per bene, lo vediamo attivista, non perché fai parte del gruppo del Movimento 5 Stelle, perché bisogna essere attivisti nella vita per poter fare qualcosa, bisogna essere attivisti nel mondo delle imprese, nel mondo del lavoro, nel rispetto delle regole, bisogna essere attivisti nel senso più totale della civicità, quindi del vissuto, del quotidiano, e lui in questo ci ha colpito, ma è anche un coraggioso, non perché imiti il brand di Ferrandelli, ma è un coraggioso perché è uno che comunque ci spara, magari qualche volta esagera, esatto, però sta sul pezzo dentro i social raccontando quelle che sono le cose che vorrebbe vedere sviluppare la propria terra. Ma qual è la tua esperienza di vita? Cioè tu hai lavori, ci dagli studi, com'è? Raccontaci un po' di te. Allora guarda, io mi sono diplomato al liceo classico Meli e ho fatto il rappresentante istituto al Meli, infatti avevo voti bassi perché giustamente pensavo perché non studiava come Giovanni Patti che poi glielo chiediamo e quindi infatti. Poi mi sono laureato in storia e geografia, a lettere, e là mi sono laureato con il massimo dei voti, però insomma... Hai recuperato dopo. Ho recuperato, certo. Stavo un po' antipatico a tutti perché anche lì facevo politica, ho fatto il consiglio di facoltà. Diciamolo, tu rompevi le scatole anche sì, esatto, quando eri esatto, rappresentante di istituto. E sono stato sempre a destra, sin dalle mie origini politiche. Non mi sono mai mosso. Poi chiaramente nel momento in cui dico... Fini ha deciso di chiuderci il partito Alleanza Nazionale, mi sono ritrovato orfano, ho fatto un'esperienza a Casa Pound Italia, che non rinnego, e poi Salvini ha dato un'opportunità, secondo me, politica, a delle idee che sono rimaste orfane, perché noi non avevamo più né chi votare né da chi essere rappresentati. Salvini invece sta dando una grande opportunità politica che parte da un'idea che non è prettamente quella delle vecchie ideologie, un qualcosa di nuovo, un misto tra federalismo, difesa dell'identità, un progetto politico che ci piace, quindi ho deciso di abbracciarlo. Invece dal punto di vista del mondo del lavoro tu hai insomma, fatto esperienze? Io assolutamente sì. Ho Dico, lavorato... se sei disoccupato non è colpa tua. No. Attualmente, guarda, ti posso dire che arranco tra un lavoretto e l'altro, perché purtroppo la situazione è quella che è a Palermo. Sei un figlio di questa Sicilia. Sono un figlio di questa Sicilia, assolutamente. Ho lavorato sin da quando avevo 20 anni, ho fatto di tutto, ho fatto il venditore, ho fatto lezioni private, tuttora faccio lezioni private, e ancora ho fatto il cameriere, ho fatto veramente la qualunque
e tra le altre cose sono anche nelle liste dell'insegnamento, delle graduatorie dell'insegnamento, e ovviamente non verrò mai chiamato perché comunque la situazione è disastrosa. Perché tu non ti rivolgi a Faraone, per esempio. No. Sto scherzando, scherzo. Noi non cerchiamo mai raccomandazioni. Però se lo chiamassi, forse, dice, sicuramente forse mi trova un posticino. Lo avremo Faraone in questi studi, e questo è qualche giorno, il tempo di organizzarci. Ieri l'ho sentito, era a Roma, non appena sarà a Palermo parleremo anche di lui, con lui di Città di Palermo, perché se non ricordo male anche lui aveva un'idea di sindachessa su Palermo, che è la sua ex moglie, se non ricordo male, lo stipendino, ma lo chiederemo a lui al momento. Vediamo opportuno. Una bella donna candidata. Secondo me servirebbe pure una donna sindaco di Palermo, già suona bene. Abbiamo sperimentato di tutto in questi anni, sperimentare una donna magari anche bella, intelligente, determinata e forte non sarebbe un passaggio sbagliato. Tu la vedi un sindaco donna su Palermo, oppure fai discriminazione? Ma stai scherzando? Assolutamente no. Io se fossi stato romano, ti dico quanta discriminazione fa. Se fossi stato romano avrei votato al primo turno la Meloni e al secondo turno probabilmente avrei votato la Raggi. Chiaramente guardando i risultati adesso non la voterei mai, dico. Però dico, in ogni caso ti dico che una donna in politica molto spesso è anche meglio degli uomini, poi se è anche bella ovviamente è ancora meglio. Quindi. Però adesso facciamo silenzio, perché Giovanni Patti, appena abbiamo parlato di sindaca donna, ha fatto con gli occhi uno strano movimento. Avvicinatevi con le telecamere e guardiamo Giovanni Patti. Gliela chiedo. Giovanni, ma se arrivasse una sindachessa a Palermo, mamma, tu saresti felice? Mamma, oppure, insomma, da perdente? No. Guarda, io non so cosa farei. Se ci fosse un sindaco donna, bellissimo. Guarda, però poi diventa pure... Guarda, incinta. No, incinta, dico. No, incinta, dico, diventa pure grossa. Dico. Grossa? No. Non penso, perché no, grossa no, però è bello vedere una donna sindaco a Palermo. Solo da vedere. Solo da vedere, però se poi è palermitana, io ne so, anzi ancora meglio. Ma secondo te un sindaco donna è più, come dire, rigida dal punto di vista della gestione, sì, della macchina amministrativa rispetto all'uomo? Cioè può essere più rigida di te? Certo, rigida? Più rigida. Dura? Possessiva, dice, no? No, possessivo c'è già niente, dura. Dura, forte. Deve essere dura, forte. Certo, comandare noi uomini siciliani, forse comandare da una donna, siamo un po'... Non è tanto bello. Non è tanto bello. Tu ti faresti comandare da una donna? Tua madre non vuole, secondo me. Ma non penso. Tua madre vuole che una donna ti comandi? No, fa scherzo. Non che vuole. Ti direbbe Farida, no. Giusto? Sì. Non tanto. Sì, vabbè, io sono un pochino particolare, perché io volevo... Che significa Faredda? Faredda significa quando uno comanda il marito. E che gli ha messo ti faccio mettere la Faredda. Cioè è una cosa... Quindi tu non lo faresti il vice sindaco o una sindachessa? No, la Faredda. Mi piacerebbe, però no, perché poi andavo a casa e la mamma mi diceva, hai visto che ha comandato, ho fatto qua, hai fatto là, perciò io penso che non sono tanto ti sentiresti bene. Un po' discriminato, come uomo... Sì. Come tu uomo. Sei uomo, giusto? Sì, certo, sono uomo. Sì. Anche nella carta? Ancora devo sviluppare, però. Ah, certo. Sono 40 anni. Cioè, piano piano. Prima arriva a 60 anni. Lo sviluppo. A 70 anni ci voglio, certo. Certo. Tu, quindi, stai, diciamo, crescendo sì, piano sto mangiando, piano. Appena mangio, appena sono bello grosso, poi faccio poi 60 anni, poi vado in pensione. Ah, prima si mangia e poi si fa 60 anni. Certo. Francesco, certo. Mi sembra tutto chiaro. È un programma, direi... No, comunque non discrimina, però si sente discriminato perché la donna non può stare davanti all'uomo. Comunque io preferisco lui come sindaco, perché io insisto per lui, perché lui si vede... Senti, ma persona... se in questo momento tua madre è collegata e vede che già hai tradito il percorso familiare, hai deciso lui come sindaco, che cosa dici? Io sono sicuro, io vedo già a pelle che lui è la persona, però angostare un po', troppo sicco, si lo fa. Era un po' più... Capisco che ha fatto il cameriere e correva il sindaco, perché lui stava in cucina, scusa, a me lo mangiava. Scusa.
E allora, a prescindere, dico, la cucina, il mangiare, la statura, l'altezza c'è però, eh? Sì, L'altezza l'altezza c'è. va bene. L'altezza, l'altezza pure di lanette, vanno pulire le neghe, Quelle piccole. Che dice, le Però esprimono cose piccole, quelle piccole, e quelle grandi No, esprimono quelle cose. grandi, che vanno qua. Tu lo vuoi Questo alto? è il mio sindaco, e mi hanno tutto, vanno le coniconeghe che c'è lì. Dove è il Esatto. sindaco? Ah, sotto, no. Bene, grazie Giovanni. Mi pare che c'è un terzo filmato, sempre da commentare con Francesco Mozza. Vai Paolo dalla regia. Il Partito Democratico si organizza in vista delle amministrative del prossimo maggio a Palermo. All'orizzonte un possibile accordo con l'attuale sindaco del capoluogo, Leo Luca Orlando. Il via libera è arrivato direttamente dalla segreteria nazionale del partito dopo un vertice a Roma con il numero 2 dei Dem, Lorenzo Guerini, a seguito del quale è stata diramata una nota della segreteria provinciale secondo cui l'incontro tra la commissione provinciale e il vice segretario nazionale è servito per ribadire quanto stabilito nel documento approvato proprio dalla direzione provinciale del PD del 5 gennaio 2016, e cioè la necessità di costruire una coalizione riformista di campo largo alternativa alla destra e al Movimento 5 Stelle. Conseguentemente il segretario provinciale, a nome della commissione, chiederà un incontro al sindaco Luca Orlando da svolgersi a Palermo nel più breve tempo possibile. La volontà di un accordo, almeno da parte dei democratici, dunque c'è, ma resta da vedere fino a che punto Orlando sia disposto a trattare. Il sindaco di Palermo infatti ha più volte ribadito che discuterà solo con i vertici nazionali del partito. Uno scoglio non insormontabile, ma al quale si aggiunge quello del rifiuto del primo cittadino del capoluogo siciliano a riconoscersi in simboli di partito, motivo per cui alle elezioni del 2012 aveva deciso di concorrere alla massima carica di Palazzo delle Aquile con il suo Movimento 139. Francesco, intanto avevamo già detto di questo accordo, sì. Però l'accordo parte da Roma. Quindi qua dicono sul serio, cioè non si scherza, se Orlando incontra Guerin volutamente dal PD, quindi il partito capisce che occorre fare squadra con Orlando, il gioco è fatto, cioè certo. Non ci sono come dire, interferenze locali. Assolutamente sì, quindi mi sa Ma questo che... farà bene a lui secondo te? Ma un po' come Crocetta o no? Un po' meno forse, poco meno. Non lo so, in realtà qui il problema è tutto interno al PD, perché io ho come l'impressione, però magari mi sbaglio, che l'elettorato del PD avrebbe comunque votato Orlando. Quindi siccome loro hanno capito questa cosa, perché Orlando sta facendo una politica fortemente orientata a sinistra su tanti temi, ecologismo, perché sta storia della ZTL è tutta una storia per ingraziarsi i radical chic che vogliono andare in bicicletta in giro per la città, e hanno anche ragione, però si possono trovare delle soluzioni che non danneggino troppo il commercio, ad esempio. Comunque, lasciando perdere, Orlando ha una base elettorale di sinistra, forse il PD ha capito che i loro elettori avrebbero comunque votato Orlando, e allora a quel punto andiamo con Orlando. Si sono calati le braghe perché non hanno nessuno da opporre a lui, perché la verità è questa. Quindi si sono calate le braghe, il PD vede che insomma, giocare sulla carta vincente poteva essere utile, certo. Piuttosto che rimanere diciamo, con le mani vuote. Cioè chi candidano? Perché poi è anche questa quando anche chi, la cosa. Però si era parlato anche di Lupo, probabile candidato sindaco di Palermo. Non so se a te è arrivata anche cioè, se per questa. Questo si era parlato anche di Cascio, prima che si scoprisse però già che Cascio non è più dalla vostra, perché è più centrodestra, se non ricordo male, anche se il NCD a Roma è al governo. Insomma, Come si suol dire, oggi è un fluido, nel senso cambiano a seconda dei casi questi personaggi, destra, sinistra. Infatti se fanno una trasmissione in cui c'è il confronto del centrodestra vanno a quella, poi c'è l'indomani quella del centrosinistra vanno anche a quella, perché non sanno che pesci prendere. Tu mi parli di Cascio, ma l'NCD come è messo localmente? Cioè Palermo, ma anche Sicilia secondo te? Ma come è messo? Perché qualche sondaggio parla che non arriverebbero nemmeno al 2% ma, locale. Ma ci arrivano all'uno, perché la domanda è questa. Però, allora, io penso una cosa, che comunque hanno una possibilità di vincere, perché se aprono un grosso centro di accoglienza anche a Palermo, magari insomma riescono a fare le stesse operazioni sporche che hanno fatto da qualche altra parte, tipo a Mineo. Per me l'NCD è un partito che andrebbe chiuso per legge, per tutti gli scandali che ci sono stati appresso, ma non perché abbiano, come dire, poi le idee politiche. Io sono una persona che, secondo me, in democrazia ognuno è libero di esprimere le idee che preferisce. Ma se tu sei coinvolto in scandali e hai utilizzato le tue posizioni di potere per andare a fare una serie di
operazioni abbastanza sporche di clientelismo, di assunzioni controllate, queste cose non le dico io, lo dice la magistratura, perché l'operazione a Mineo è scandalosa. Io dico che secondo me questo partito, io veramente non so come facciano a presentarsi alle elezioni, e secondo me non si presenteranno qui a Palermo, ne sono certo. Cioè non avranno un candidato proprio, ma appoggeranno un candidato del centro-sinistra. Ma perché secondo te faranno una lista? Io ne dubito. Addirittura. Secondo me non. Però è... io so che, insomma, a proposito di donne, che una probabile, insomma, candidata potrebbe essere anche Simona Vicari dell'NCD, con un coinvolgimento molto largo dei democratici, ma anche dell'area popolare. Io vorrei chiedere un giorno, quando incontrerò Simona Vicari, soltanto una cosa. Come si fa a passare dall'essere berlusconiani, dall'essere di centrodestra, al sostegno a questo governo, a diventare organici, anzi a questi due governi, prima Renzi e poi Gentiloni? Mi piacerebbe un giorno chiedere. Però questo bisognerebbe sentire realmente cosa è accaduto, perché in effetti la lite, sì, è stata Alfano Berlusconi, tutti l'abbiamo, insomma, certo, avvertito, letto, ascoltato attraverso i giornali, attraverso gli organi di informazione nazionali, però realmente sarà accaduto qualcosa di forte, perché Angelino Alfano è una forte espressione di Berlusconi. Tu sei un uomo di centrodestra, certo, e sai bene che è quasi un figlioccio di Berlusconi. Perché questo attrito? Perché distruggere un centrodestra che tutto sommato funzionava? Per le poltrone. Sempre per le poltrone. Ma per le poltrone, ovvio. Queste poltrone, Giovanni. Se io sono ministro, anzi all'epoca forse mi pare che fosse addirittura vice premier Alfano. Addirittura, sì. Sì, era vice premier. Dico, io sono vice premier, mi dicono che me ne devo andare al governo per andare a votare, per fare cosa? Perché? Chiaramente è meglio tenersi la poltrona al caldo. Tra l'altro un'operazione riuscita, perché ora, nonostante la vittoria del referendum, che abbiamo vinto, il Fronte del No ha vinto, quindi era una chiara espressione del popolo italiano che voleva andare a votare e voleva mandare a casa questo governo, ce l'hanno rifilato. Quindi proprio stanno riuscendo a tenersi la poltrona fino alla fine. Senti, ma Berlusconi ha la sua età, diciamocelo pure. Intanto, quando Berlusconi parla, insomma, si dice a Palermo, si fa scruscio, cioè... malgrado i suoi 80 anni, dico, è consistente, però anche lì non c'è stata, come dire, un riciclo di vecchi nomi, magari anche un po' più giovani, oppure addirittura dare spazio a giovani, freschi, e vederli leader di quei tentativi che ha fatto Berlusconi, vuoi il sardo, come si chiama, non mi viene il nome in questo momento, del centrodestra, che per un certo periodo ha fatto il premier, ha fatto il responsabile del partito nazionale, ma che non ha dato i risultati che può dare l'ottantenne Berlusconi. Perché tutto questo? Io non credo che sia soltanto un fatto di forza economica, di impatto, ma è un fatto di carisma. Vabbè, cioè l'uomo trasmette carisma o non lo trasmette questo carisma? Allora, io penso una cosa, che Berlusconi è stato un gigante della politica italiana. Soltanto il fatto stesso che i giornalisti utilizzino l'espressione ventennio berlusconiano ci fa capire che comunque ha veramente dominato la scena, perdente o vincente che fosse. Quando purtroppo, o per fortuna, in un partito, in un'area politica, ci si ritrova ad avere un personaggio che ha questo grande carisma, è altamente probabile, che appunto poi non ci sia un erede, perché il personaggio è talmente forte, talmente che non può esserci. Tant'è che, secondo me, non è un caso che il vero erede, non un erede, la vera alternativa adesso a Berlusconi, che appunto, come dici tu, ormai è avanti con l'età, dico, anche se la Corte di Strasburgo lo fa candidare, dico, io al posto suo mi metterei a scrivere un libro e raccontare quello che ho fatto, ma non lo dico perché lo voglio mandare in pensione, perché lo farei davvero, cioè alla sua età mi piacerebbe anche prendermi i riconoscimenti. Ma tu ancora non sei drogato della politica, appena c'entri poi me la racconterai. Ma guarda, io posso dirti una cosa. Guarda, è una droga, eh? Sì, no. Lo raccontano tutti quelli che sono dentro al sistema, pur avendo una posizione importante sociale, pur avendo grandi attività. Lo so, però il mondo è cambiato, il mondo non è più quello di Berlusconi, e questo è anche il problema. Ecco perché secondo me oggi l'unico vero leader in Italia che può rappresentare l'elettorato, che non è più nemmeno quello di centrodestra, perché è cambiato questo elettorato, è un elettorato strano, per me è Salvini. Sicuramente anche la Meloni può dare un sostegno in questo senso, ma comunque da qui deve uscire la novità. Berlusconi fa parte di un mondo in cui è stato un grande, però quel mondo è finito. Francia, ma come glielo raccontiamo ai cittadini, anzi come lo raccontate voi ai cittadini, che Salvini adesso è innamorato del Sud,
che non ce l'ha più con i terroni, che, non, che vede la Sicilia come possibile isola del tesoro, che può sviluppare attività, produttività e quant'altro, che non siamo più quei mafiosacci, lagnusi, magnaccioni che sfruttano tutte le situazioni per non fare nulla. Come si fa a spiegare ai cittadini che Salvini è cambiato? Perché comunque lui ha fatto negli anni dietro campagne discriminatorie contro il sud totale, incluso la Sicilia. Adesso perché quest'amore? Cioè, allora, ci può essere anche... Giovanni, vedi, Giovanni già fa vedere che è pronto a essere sindaco. Poi quando parliamo di Giovanni dobbiamo fare primo piano, perché Giovanni merita un primo piano. Giovanni. Io mi scordavo a dire una cosa molto importante. Io abito, da sindaco è grave questo. Io abito a Bagheria, sì, ad Aspra. E mi ricordo un tempo fa, prima di salire come sindaco, Patrizio 5 Stelle. Sì, esatto. Come adesso, eravamo assieme, un paio di giorni prima, dico, tu sarai solamente sindaco, ma chi mi chiama Maria? Si chiama Maria, Maria. Ah, quindi tu sai fare la Maria? Si portai fortuna, fu eletto sindaco di Bagheria. Però Giovanni, sta attento perché oggi ti alzano le mani se dici questa cosa. Vabbè, se l'elemento è buono, se la persona è buona... Scusi, se tu fai cose giuste alla Palermo, mi sa che... Ma Patrizio 5 fa le cose giuste? Sì, fa cose fino a ora, poi non lo so. Tu sei contento? Oddio, ci avevo chiesto le biciclette, ma no, qui sta a pedale. Quelle elettriche? Che c'è la panza? Io volevo e volevi dimagrire? Non ha messo manco le biciclette, ha messo le piste ciclabili, però non sulle biciclette. Tutto con le macchine. Bene, allora Francesco, per non dimenticare quella mia domanda, per non... Allora, tanto per cominciare, io vorrei precisare... Vorrei precisare una cosa, perché non perché voglio fare il difensore di Matteo, ma Matteo non ha mai fatto dichiarazioni contro la gente del Sud, però è vero che nel suo partito anche lo stesso ex segretario del partito, che sappiamo tutti che è Bossi, molto certo, spesso ha fatto delle sparate, insomma, come tanti altri, hanno fatto delle sparate. Ma lui non era in disaccordo? Assurde. Vabbè, forse era anche un po' succube di questo segretario. Però, ma non aveva un ruolo di partito tale comunque da poter incidere sicuramente nella linea del partito. Salvini è un federalista convinto. E poi dopodiché, giustamente tu mi dici, come glielo fai a spiegare? Perché hai ragione. E non io solo a spiegare, a convincere, vi servono voti? Ho fatto una cosa semplice. Ho detto a Matteo, quando l'ho visto, ho detto, Matteo, dobbiamo spiegare, fai una bella cosa, spiegaglielo tu perché è un problema. E abbiamo fatto così, nel senso l'abbiamo fatto venire a Palermo già due volte, ed è lui che si confronta con le persone e gli spiega, perché glielo fanno queste guardate, domande? Guardate, questo Francesco Pozza la s'allunga, vi spiego per quale motivo la s'allunga per un semplice motivo, perché ha preso Matteo Salvini e gli ha fatto fare la chianata di Santa Rosalia. Questo è vero. È vero. Perché dice, intanto devi patteggiare col nostro santo, con la nostra patrona. Cioè, se ti fai amare da Santa Rosalia, poi nemmeno scendere. Cioè, per ora c'è la salita, che è la chianata di Monte Pellegrino, e poi ci verrà tutto a scendere. È stata un po' una paraculata questa cosa, perché io non lo vedo Matteo Salvini credente o così, come dire, portato verso la nostra santuzza. Allora, guarda, io ti posso dire una cosa. Che sinceramente, dai. No, ti dico sinceramente. Perché avete avuto anche un po' di critiche per questa cosa, lo sai. Ma guarda, le critiche ci stanno in politica, perché chiaramente gli avversari diranno sempre che quello che anche fai è sbagliato. Anche perché così volta non lo fanno più. No, ma io penso una cosa. Guarda, Salvini ci ha chiesto espressamente, io voglio vedere il cuore di Palermo, i posti che sono più simbolici per questa città. Perché lui parte dal presupposto che comunque ogni realtà va conosciuta, perché è una realtà diversa, è una realtà bella da scoprire, e quindi mi ha detto, ci ha detto, io voglio vedere i posti più... Tant'è che ha voluto vedere la cattedrale, ha voluto vedere la tomba di Federico II all'interno della cattedrale, è voluto andare a Santa Rosalia, e poi noi gli abbiamo fatto la sorpresa finale, per cui qualche ultras, seppure arrabbiato, dico, gli abbiamo regalato la maglietta del Palermo, rosanero, che lui tra l'altro ha indossato. Ecco perché non ci siamo ripresi più. No! Allora, campionato! Allora, signori, non regalate più la maglia, per favore, ai nordisti. Dobbiamo chiamarli nordisti perché hanno portato un tasso pazzesco. Non è vero questo, perché gli abbiamo regalato la maglia e l'indomani abbiamo vinto 4-1. E quindi giuro, te lo giuro, e allora, lo puoi andare a vedere. E allora, se così fosse, e lo puoi andare a vedere, ha portato fortuna. Se così fosse,
facciamolo scendere più spesso per parlare di sport. Infatti io gliel'ho detto. Scendi, ma è andato allo stadio, forse non ci arrivò ad andare allo stadio. No. Però poi l'indomani lui, che ha fatto un po' la provocazione, ha detto: ho fatto il miracolo di Santa Rosalia. Cioè, è stata forse l'unica partita seria. L'unica partita, avevamo perso, non so da io volevo fregarlo, invece no, niente, realmente questa mi era sfuggita. Quindi l'indomani ha vinto il Palermo, cioè sì. Quando lui... vabbè, dai, allora regaliamo. Ha parlato pure la Gazzetta dello Sport, parlando insomma in modo ironico della vicenda. Quindi la spesa per lui questa cosa. Senti, dico una cosa: questa cosa non si potrebbe, diciamo, anzi, non si dovrebbe raccontare o dire dietro una telecamera. Ma dicono che Matteo Salvini, una dicerie che mi è arrivata all'orecchio, dice: Matteo Salvini puzza. Puzza nel senso che puzza di sudore, cioè, no, ma è così, cioè, tu che sei stato vicino, lo puoi anche dire, perché al limite Giovanni dice che c'è il detersivo a casa, lo non anche. Lo so, se dopo la corsa insomma è sudato, penso di sì. Dico, no, nella vita normale, tu l'hai avuto, è una persona pulita, questo, no, è profumato, perché così deve essere, sì. i sindaci si trascurano. Sono stato accanto spesso, quindi faccio, ti posso bambini, dire che non ho avuto mai problemi di questo tipo. E tu non hai raffreddato come lo sono oggi io, che sono nella socchiusa? No, sentivi benissimo. Assolutamente sì. Ho avuto invece qualche problemino, ogni tanto mi è capitato con altre situazioni, insomma. Con altri sindaci? Ma, no, insomma, precedentemente in qualche esperienza politica, sì, qualche politico che puzza di sudore c'è, questo è sì, vero. Sì, ma poi ci sono quelli che avendo un solo però sono vestito... quelli un po' grassi, capisci? Cosa vuol dire? Ho capito, puzza, allora scusa. No, assolutamente. Perché tu sei sindaco. Appena diventi sindaco comincerai a puzzare. Sì, Orlando foto, ora come Orlando? Non lo so. Lui non si può avvicinare. Hanno fatto l'ingiunzione al tribunale, a poco mi pare. È all'egio. Ma non si deve avvicinare. Signori, Bozza è stato radiato da sindaco, non lo vuole incontrare. No, quindi lui non può sentire se fa puzza e poterlo dire. No, puzza. Non lo posso dire. Ci sta alla larga, ci sta. Sarei pazzo se dicessi. Esatto. Poi diciamo la verità, spesso non è che uno fa puzza. Certe sì, volte uno... si è talmente impegnati, caro Giovanni, fanno brutte cose. Quando uno fa bile, suda, suda freddo. Non avevo capito, quando uno fa bile puzza praticamente. Certo, perché uno fa suda, è normale. Poi Giancarlo mi dice che mancano 3 minuti alla chiusura. Dico bene, Gianchi, due minuti a chiudere questa trasmissione. Allora, Francia, io ho anche un po' giocato con te, perché bisogna tirare sul morale di questi nostri ascoltatori e telespettatori che ci vedono, perché sanno che di politica oggi si soffre, di politica c'è un forte odio, più che alla politica, ai politici che ci hanno governato, perché non arrivano risultati. Io voglio approfittare di questo momento per darti questo minutino e poter dire ai nostri telespettatori, insomma, io sono candidato, io ho questo progetto con noi per Salvini, sì. Noi con Salvini. Sicuramente qualcosa potrà cambiare, ma no, ce lo auguriamo, qualora foste voi diciamo il partenariato, chiamandolo tecnicamente, di questa diciamo cordata di partiti che dovrebbero candidare, esprimere il sindaco e sedersi in questo governo palermitano, il governo del comune. Io posso solo dire ai cittadini palermitani che se dovessi entrare nelle istituzioni alla prossima primavera... Anche come solo consigliere, per dire. Sì, appunto, perché sicuramente sarò impegnato in queste elezioni, quantomeno come consigliere comunale. L'unica cosa che posso dire, che posso promettere, è quella di mettermi a disposizione dei miei cittadini interamente, perché la prima cosa da fare per un politico è quella di ascoltare i problemi delle persone e tentare di risolverli. La politica serve per cercare soluzioni. Se non si è capaci di fare le cose, sarei io per primo a dire: ok, non sono capace, non ho combinato nulla, non mi sono messo a disposizione delle persone, me ne vado a casa. Sono io stesso ad auto escludermi, perché funziona così la politica. La politica non è l'arte della poltrona. Però una volta che la politica sei è l'arte, ti verrà difficile scrollarti dal tuo ruolo. Ma guarda, invece questo no, credo che appartenga comunque a una logica del passato. E tra l'altro non è una logica che comunque stiamo cercando di adottare con Matteo Salvini. Quindi di conseguenza io credo che la Lega magari abbia avuto sicuramente tanti difetti, però una cosa ce l'ha come pregio: lì governano bene. Cosa che qui invece non siamo capaci di fare, e non perché siamo sottosviluppati, come magari ha detto qualche cretino in passato. Qui il problema è che abbiamo una classe, anzi, come ha detto Salvini, una meravigliosa terra martoriata da dei politici incapaci. Dobbiamo mettere dei politici
capaci. Questo è il tema, secondo me. Si è pure emozionato nel finale. Infatti, mi sono pure, infatti. E allora questa puntata sta da finire. Diamo un saluto a Giovanni Patti, che è stato oggi. Grazie Giovanni, ciao, adesso ciao, non fare più il cabarettista, ciao, fai ciao. La persona sera. Giovanni mi ha chiesto, Francesco, io so che tu hai lanciato nel passato chi? Che ho lanciato al passato? Dario Vega. Dario Vega, Dario Vega dice, mi fai una gentilezza, mi inviti alle tue trasmissioni, tu hai portato bene a Dario Vega, a proposito di portare bene, adesso fa film, fa cose importanti, sì. Se tu mi tieni ospite nelle tue puntate, probabilmente qualcuno mi chiamerà, anziché fare il sindaco, vado a fare qualcuno che avanza picciolo, poi se mi chiamerà. Dice, poi dice, però senza picciolo, più avanti si mette. Lo chiederemo al nostro editore Pasquale Anello, se potrà darti una paga settimanale o la paghetta come si fa con i bambini, dato che sei tu piccirillo Giovannuzzo, sindaco di Palermo. Signori, con questo è tutto, grazie. Grazie a Francesco Vozza, grazie a Giovanni Patti, ci vediamo alla prossima puntata e naturalmente forza la Tana del Lupo, CTS, la nostra Sicilia HD e Teleionica sono i tre canali che faranno parlare nei prossimi mesi di informazione, di intrattenimento e soprattutto di voi che ci ascoltate. Alla prossima.